Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità fumetti della settimana. Una settimana di follie e panini, ma lo vedremo appunto durante il video. E una settimana in cui cerco di tornare alla normalità con la schedule. Comunque, prima di cominciare, come sempre, vi ricordo rapidamente i miei social. Mi trovate in live tutti i giorni su Twitch alle 18, da lunedì al venerdì, e anche la domenica alle 21, in cui parlo delle letture della settimana. Le live vengono ricaricate sul secondo canale YouTube Cantina Pelata, trovate il link in descrizione insieme a il mio gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, il canale con le notifiche, dove ve ne mando una ogni volta che esce un video nuovo o vado live, e il canale delle offerte, e occhio perché è il mese degli sconti BAU, quindi qualcosina ce la sparo. Poi mi trovate anche su Instagram e in ogni caso vi ricordo che sempre in descrizione trovate i fumetti di cui vi parlo con i link Amazon. Acquistando da quei link mi date una grossa mano a mandare avanti tutto il progetto. Evviva! Quindi, come sempre, iniziamo a vedere i fumetti DC Comics, anche se devo dire che questa settimana non ho comprato molto DC, sebbene le uscite ci fossero, anche perché l'unico volume che volevo prendere in fumetteria non l'ho visto. E quindi, boh. Però in ogni caso ho inserito un po' di cose nella mia wishlist panini che cresce costantemente, ma vabbè. Comunque, l'unica cosa che ho acquistato è stata Batman 69, un ritorno importante in cui inizia un nuovo ciclo per la run di Mariko Tamaki. Ora, piccola parentesi, ho sentito un sacco di gente dire: oh mio Dio, no, non devi leggere questo numero, tanto è la run di la Tamaki, non la seguire perché è già iniziata. Ecco, questo va contro qualsiasi senso logico di come funziona il fumetto americano. Ora, se avete iniziato per caso a leggere Batman con il numero 68, dove è iniziata la nuova run di Zdarsky, io personalmente vi consiglio di comprare anche il 69 e provare a leggere queste storie, perché in generale il fumetto americano funziona esattamente così. Non è che tutte le run dei vari autori hanno una storia che inizia nel primo numero e finisce con la fine di questa run. Quasi mai, in realtà, soltanto poche e particolari funzionano in questo modo. Anche da quelli che hanno già letto questa storia, io non l'ho ancora fatto, mi hanno detto che tranquillamente si può leggere senza aver letto le precedenti. Quindi, nel caso, se volete leggere lo spilato di Batman, date una possibilità anche alle altre storie, ci può stare. Tanto più che anche quando finirà la run di Mariko Tamaki, credo tra un paio di mesi, mi dicevano, in ogni caso continuerà Detective Comics con la sua normale numerazione, quindi vabbè. Comunque, in questo numero inizia una nuova saga intitolata I Sette, e in più, in appendice, ci sono le storie di Gotham Girl, di cui, se non sapete nulla, tranquilli, ci sono le note, sono fatte apposta, e vi spiegano esattamente tutto sulla ragazza di Gotham, quindi, nel caso, fateci un pensiero. Quindi, passiamo già a Marvel, dove invece ho fatto un po' di spese, un po' troppe. Ma iniziamo con una ghiotta novità, perché è arrivato finalmente il nuovo numero di Iron Man, un nuovo numero 1, che in realtà è il 116 della vecchia numerazione. Questa è la versione variant sbrilluccicosa di Joe Romita Jr., ma ovviamente c'è anche la versione standard, e un po' più in là uscirà l'altra versione variant dotata di incredibili gadget, il reattore magnetico che ha Iron Man sul petto nel film, e che dalle foto che ho visto sulla pagina Instagram di Panini è veramente brutto. Però, oh, magari siete super fan, lo volete, compratelo. Io ho preso questa, non credo così a naso che continuerò la serie in spillato, ma probabilmente questa, una volta letta, la metto in un quadretto e me la appendo al muro perché è bellina, e poi recupererò comunque i volumi quando arrivano. Detto questo, i testi sono di Jerry Duggan, che decisamente non mi dà un buon appeal, mentre i disegni di Juan Frigeri non sono male, sicuramente, devo dire, anche gli interni sono più che piacevoli. Sicuramente leggo la storia e magari un videottino ce lo facciamo per capire un po' come inizia, poi vedremo. Poi, proseguiamo con gli spillati panini. Abbiamo Thor, numero 30, in cui ormai Jerry Duggan lo diamo per passato. Ai testi troviamo Thorun Grombeck, ai disegni ancora Nick Klein, e la nostra Thorun si occuperà di dare un finale a questa strana run di Cates. Un po' un peccato che purtroppo l'autore abbia avuto dei problemi personali e quindi non possa continuare le sue run sia qui che su Hulk. E tra l'altro Hulk ce lo abbiamo qua con il numero 12. Qui, fra l'altro, devo dire che tecnicamente negli autori appare ancora Donny Cates come trama, sebbene sceneggiatura e disegni poi siano di Ryan Otley. Mi immagino Otley che l'ha chiamato e gli ha chiesto: ma com'è che volevi finirla questa storia? Ok, tranquillo, ci penso io, sarà andata così. Il numero precedente mi era piaciuto, questo non l'ho ancora letto, devo dire che anche solo sfogliandolo si vede comunque quanto sia più testuale rispetto alla versione
keiziana, non mi dispiace la cosa, sinceramente. Vediamo un po' dove andrà a parare con il finale. Dovrebbero essere un altro paio di numeri, mi pare. In ogni caso, li leggerò con piacere. E poi abbiamo il nono numero di Captain America, che in realtà è un numero un po' speciale. All'interno non troviamo né la serie di Cap, né la serie di Cap Falcon, né la serie di Steve, né la serie di Sam, bensì uno speciale dedicato a Bucky. Infatti è Captain America and the Winter Soldier Special del 2023, scritta comunque dagli autori della serie dedicata a Steve, Jackson Lansing e Colin Kelly, con i disegni di Kev Walker, e che va un po' a approfondire la figura del soldato d'inverno in questo momento all'interno della loro run. Non mi dispiacciono affatto i disegni, devo dire, ma Kev Walker mi è sempre piaciuto, non l'ho ancora letta, ma vediamo un po'. E poi, secondo capitolo per gli Avengers Uniti di Jason Aaron, crossover tra le sue due serie, Avengers e Avengers Forever, disegni di Javier Garron e Aaron Kuder. Che dire, lo sapete, non ho super apprezzato la run di Aaron, anche se nel finale, devo dire, la sto gradendo, quindi ci sta. Sicuramente diamogli una possibilità e vediamo se il finale sarà all'altezza di una buona storia dei Vendicatori e un po' meglio di tutto il resto della run, di cui ricordo certi passaggi veramente mediocri, ma ok. E poi concludiamo con gli spillati, con Croce e Delizia, Amazing Spider-Man. Continua la fine dello Spider-Verse di Dan Slott con gli episodi 2 e 3 della Spider-Man del 2022. Ancora un Mark Bagley un po' ingessato ai disegni, testi dell'innominabile, e boh, non ho ancora avuto il coraggio sinceramente di leggerla, ma ho letto la prima e mio Dio, uscirà un video a proposito a breve. Comunque, a questo punto, ho acquistato anche un po' dei pochi volumi usciti questa settimana per Panini Marvel, e il primo è un brossurato dedicato a Gambit, scritto da Chris Claremont con i disegni di Sid Cotian, che devo dire, tra l'altro, nel complesso non mi dispiacciono. Sinceramente è ambientato nel passato del nostro eroe e insieme a lui troviamo Tempesta Bambina. E se vi chiedete perché Tempesta è bambina e Gambit è comunque adulto, è perché era un periodo in cui, se non sbaglio a causa del seggio periglioso, Tempesta era ritornata bambina ed era finita a fare la ladra insieme appunto a Gambit, dove tra l'altro c'era la sua prima apparizione nei fumetti, più o meno in questo periodo qua. Da fan mutante non potevo non comprarlo, non è che sia così trasportato all'idea, però. E poi abbiamo il secondo volume di She-Hulk, Gen di Cuori. Il primo l'ho apprezzato parecchio, l'ho trovato molto carino. Sono sinceramente curioso di leggermi anche questa storia. Trovo un po' troppo dotata la nostra Gen in versione umana, ma fa niente. Co-protagonisti della storia, oltre ovviamente al Pante di Cuori, come è scritto anche nel titolo, abbiamo anche Nightcrawler. Curioso. E poi qualcosa di ancora un po' più particolare, perché abbiamo i nuovi Fantastici 4 all'inferno in un baleno, una storia ambientata di nuovo nel passato dell'universo Marvel, nel periodo in cui i Fantastici 4 erano occupati altrove ed erano stati sostituiti appunto da Spider-Man, Hulk, Ghost Rider e Wolverine. Storia scritta da Peter David, che è fondamentalmente il motivo per cui ho comprato questo volume. Disegni di Alan Robinson, che sinceramente non conosco particolarmente, ma così a prima vista devo dire non mi dispiace. In ogni caso i personaggi sono tra i più amati personaggi Marvel, e sapete che io poi per Ghost Rider ho sempre un debole. Tra l'altro dovrebbe essere il Ghost Rider Danny Ketch, in teoria, credo, e quindi non ho potuto esimermi dal prenderlo. E concludiamo, ma non proprio, con il terzo volume di Moon Knight, Sulla strada per la follia. Ora, io non l'avrei preso il terzo, perché ancora non ho letto il secondo, ce l'ho là da leggere, ho detto, vabbè, aspetto un attimino. Però si è messo di mezzo il corriere che fornisce la mia fumetteria, che per qualche motivo ha spedito i pacchi ad Avellino invece che a Milano, e l'unico pacco Panini arrivato in fumetteria prima di sabato, quando poi ho recuperato il resto, è stato questo, e quindi l'ho visto e ho detto, vabbè, già che sono qua, lo compro. E quindi ho preso già il terzo, mi leggerò il secondo e il terzo insieme per non lasciarmeli tutti indietro, perché non è bello. Comunque, vabbè, come sempre, testi di Jed McKay, che non so perché a me fa paura Jed McKay, non so se la mia è una sfiducia così a naso o dettata da qualcosa, ma ottimi comunque i disegni di Cappuccio. Tra l'altro qui troviamo in realtà anche Federico Sabatini in tre storie all'interno. Questo è un volume un po' più grosso, infatti contiene 6 episodi della serie regolare dal 13 al 18, più l'annual del 2022, e comunque vabbè, è un volume di cui alla fine mi fido, il primo mi era piaciuto molto, e quindi va bene così. E a questo punto avremmo finito con le uscite nuove Panini
ma si è messo di mezzo un recuperone, perché ho avuto un'occasione per comprare un po' di robe a prezzo scontato. E quindi, intanto, ecco a voi Avengers, il destino di Miss Marvel, che tra l'altro credo che Panini ristamperà a breve, mi pare di avere visto la preview, quindi costerà anche un po' di più, questa è l'edizione vecchia, in teoria, almeno da Colopo nel 2015, e contiene tutta una serie di storie classiche degli Avengers che non ho mai letto, e quindi ho detto, vabbè, me le recupero, dai, ci sta. Sono gli episodi dal 178 al 203, più gli annual 9 e 10. E già che mi sono recuperato queste, beh, c'era l'occasione, e quindi ho recuperato anche Avengers, il processo di Hank Pym, che sono esattamente le storie seguenti, dal 204 al 230, tante di queste non le ho, perché pubblicate nel periodo precedente all'arrivo di Star Comics e che non ho mai recuperato prima, e quindi adesso ho anche questo. In teoria quelle successive le ho più o meno tutte, perché erano pubblicate su tipo Captain America e i Vendicatori negli anni 90. Però, vabbè, dai, un recuperino interessante. E voi direte, finito qua? No. No, perché ovviamente è arrivato anche il secondo omnibus degli X-Men di Claremont e Lee, ma anche uguale sportaccio, ristampato da Panini a fine mese scorso, e niente, ho preso anche questo e almeno ho la serie completa da mettere qua in mezzo. Evviva, 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 sono gli episodi dal 270 al 280 di Uncanny X-Men, dal 60 al 70 di X-Factor e dal 95 al 97 di New Mutants. In realtà l'inizio è una saga classica crossover intitolata Extinction Agenda, pubblicata in Italia da Panini Marvel Italia su Marvel Miniserie, credo nei primissimi numeri, tra l'altro, i primi tre, ma sono contento di averla in volume, almeno è un bel recupero da fare. Però magari ne parliamo un po' meglio, magari con un confronto con gli spillatini che mi diverte fare. E con questo abbiamo finalmente concluso con Marvel, passiamo agli altri fumetti, e anche qui abbiamo comprato cose. Iniziamo con Kalia, l'era dei fondamenti, numero 6, un numero che, allora, se dal punto di vista dei testi non mi è nemmeno dispiaciuto, serve un po' a raccontarci il passato della nostra Kalia, dal punto di vista dei disegni l'ho trovato tanto, tanto, tanto immaturo, molto altalenante il tratto. L'autore ha la pessima idea che utilizzare la sfocatura di Photoshop sia un ottimo modo per dare effetto di movimento alla tavola, cosa che invece dal mio punto di vista funziona molto poco, a meno che non si è dei veri 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 maestri nel realizzare la cosa. Tra l'altro col bianco e nero non funziona nemmeno così bene, secondo me. Quindi graficamente è un numero che mi ha lasciato un filino interdetto. Devo dire che è un po' l'effetto che mi fa Kalia in tutti i numeri, il fatto che comunque gli autori coinvolti non abbiano una maturità a livello grafica sempre adeguata. Però vabbè, alla fine è un fantasy, la storia mi sta divertendo, continuo a comprarlo, però capisco quelli che si lamentano, sinceramente non funziona sempre così bene. Poi restiamo a tema Drago Nero, Mondo Oscuro, continua la saga del nostro Ian, e in questo numero, insieme all'aumento di Bonelli a 4,90€, c'è il regalo, la fantastica mini card copertina. Non è particolarmente utile, ma ne riparliamo tra poco di questa cosa. Il numero di Drago Nero mi è piaciuto, come sempre, graficamente adeguato alle aspettative, la storia è anche interessante e inizia a fornirci qualche approfondimento in più sugli avversari di questa nuova saga. Alla fine un bel numero, mi ha fatto piacere leggerlo. Drago Nero difficilmente mi delude, anche se devo dire che dal punto di vista grafico forse non è tra i miei numeri preferiti, però in ogni caso all'altezza. E sempre a tema Bonelli, è uscito il nuovo numero di Dylan Dog Old Boy, con questa copertina abbastanza inguardabile con l'ibrido E.T. Yoda in braccio a Dylan Dog. Anche qua in regalo c'è una mini copertina, quella di Dopo Mezzanotte, e vi ricordo che ogni numero ha due copertine, potete scegliere quella che volete oppure comprarne due copie se siete matti. Ma la cosa divertente è che, insieme ovviamente all'aumento di prezzo anche su questo, mi dicono 7,90, prima mi dicono fosse 6,90, veramente non ne ho idea. In regalo c'è anche questo simpatico oggetto, che sì, sono quattro magneti adesivi, basta rimuovere e dividerli ovviamente, e potete così applicarli alle vostre card e trasformarle in dei piccoli magneti. Farle subito magnetiche direttamente, evidentemente costava troppo. No. Comunque, non ho ancora letto questo numero di Dylan Dog Old Boy, anche se devo dire che dal punto di vista grafico è molto 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 interessante, rimane la domanda: che senso ha Dylan Dog Old Boy oggi? Cioè, a sto punto facciamo quindicinale Dylan, però costerebbe di più in effetti, quindi meglio così, a questo punto. E continuiamo con gli altri fumetti, con un'uscita di origine francese, perché è arrivato un nuovo numero di Elfi da Cosmo, è il numero
15, all'interno le due storie, Ora e Una guerra tre corone. Sta arrivando una nuova maxi saga nel mondo delle terre di Arran, in cui gli umani se la prendono con gli elfi. Come finirà? Non lo so, mi piace, sì, anche se in realtà sono un po' indietro nella lettura, anche perché col viaggio in Giappone mi sono un po' stoppato nel recupero, devo ricominciare a farmi almeno il mio volumetto settimanale delle terre di Arran in modo da andare in pari. Comunque piano piano ne ho recuperati un bel po' e non sono tantissimo indietro, ma ancora un po' sì. Poi, per Bao, ho acquistato Love Everlasting, un fumetto scritto da Tom King e disegnato da Elsa Charretier, con uno stile che ricorda molto altri autori USA e che devo dire trovo molto molto carino. Non ho idea di cosa parli il fumetto in realtà, ma mi sono fatto trascinare dal nome di Tom King. Ora, questa è la versione variant, tra l'altro l'ho pagata 20 euro, ma è lo stesso prezzo della versione regular. Il problema qual è? È che è un brossurato di, grosso modo, le solite 128 pagine circa, e 20 euro è un po' tanto per questo formato. Fosse stato cartonato l'avrei anche capito, ma così, insomma. Detto questo, io vi lascio il link in descrizione, ma vi lascio anche il link della versione inglese che costa un 5 euro meno circa. Poi vedete voi, eh. Comunque, all'interno c'è un adesivo che mi dice che è il numero 543 di 1000 copie della variant. Ah, vabbè, ci sta, sono contento. E concludiamo con gli altri fumetti con una roba che non mi aspettavo assolutamente, ma ecco a voi House of Laughter 2 Scarlatto, il tie-in di Something is Killing the Children. In realtà non ho ancora letto il primo, e c'è un motivo se non ho letto il primo, non tanto per pigrizia, ma perché se questo un minimo si piega, sia il primo numero di questi che il numero 4 o 5, non mi ricordo, di Something is Killing the Children, non si riusciva a sfogliare, perché anche solo facendo la minima pressione la copertina si piegava. Ora, qui hanno un po' migliorato la cosa, anche se non è ideale nemmeno questa come durezza, però quantomeno si riesce a sfogliare senza romperlo. Quello mi ha talmente esacerbato questo problema che poi non l'ho letto. Lo farò ovviamente, però trovo abbastanza indecente pubblicare in quello stato. Comunque, detto questo, non avevo idea che fosse uscito perché BD e J-Pop per qualche motivo tengono totalmente separati gli annunci su Instagram, dove li guardo settimanalmente, ma vabbè, non potevo farne a meno. Tenio un quarto, Sam Jones, Werther Leder alla cura grafica, sebbene i disegni all'interno siano poi di Letizia Cadoncini, che devo dire non mi dispiace, comunque ha un bello stile adeguato. Magari anche di questo ne riparliamo una volta letto. E a questo punto passiamo finalmente ai manga. Iniziamo con un recuperino che ho fatto durante una live di Twitch, perché sapete che c'è quel giochino che se raggiungo le 10 sub compro un fumetto dalla lista scelto randomicamente, ed è capitato Darwin's Incident, che pare essere un bel manga, ha il problema di essere pubblicato da DNIT, e sapete che purtroppo io non vado matto per le edizioni di DNIT, soprattutto per il prezzo, nel senso che preferirei di gran lunga un tankobon normale, magari pagato anche 7,90€, rispetto a questa versione ingrandita che però ne costa 12,90€. Lo trovo veramente pesante il fatto che DNIT non riesca ad adeguarsi ai prezzi normali di tutti gli altri editori. Per me è un problema economicamente e mi fa passare la voglia di acquistarli. Poi, boh. Comunque, il primo numero l'ho comprato, vediamo com'è. Eventualmente aggiungerò il secondo alla lista e nel caso dovesse capitare lo recupererò piano piano. Comunque, manga di Shun Umezawa. I disegni sono molto carini, parla di una sorta di uomo scimmia, o meglio scimmia vera e propria, però intelligente come un essere umano circa e che fa cose, non lo so, lo leggo, vi faccio sapere magari. Quindi passiamo a Panini e iniziamo subito a ridere, perché ora non andrò avanti con la serie, ma ho preso il primo numero per una questione di amore personale e anche un po' per riderci, perché è arrivata la nuova edizione di Lost Canvas, I Cavalieri dello Zodiaco, Il mito di Hades, eccetera, 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 nuova edizione, e io vi faccio solo far notare il fatto che Panini ha deciso di scrivere due volte i nomi degli autori. Ci sono scritti sopra e anche nella riga sotto. Perché? Perché nella cover originale giapponese, nella prima riga sono scritti in kanji e in quella sotto in lettere occidentali, il che non mi fa proprio sembrare un'ottima idea farlo anche in italiano. Perché è senza senso ed è assurdo ed è mio Dio. Io mi immagino la scusa solita, ma gli editori giapponesi ci hanno detto che andava bene così. E la mia domanda ovviamente resta, ma com'è che nel 2008, quando avete pubblicato la prima volta, questa cosa non era richiesta? Punto interrogativo. Detto questo, ne riparleremo sicuramente in un video facendo un confronto fra le due edizioni. Se non l'avete mai letto, compratevelo perché è un'ottima serie. Lost Canvas, sotto molti punti di vista, forse anche superiore all'originale di Kurumada, anche se non nel mio cuore, ovviamente. Provatela. Poi,
Secondo numero per Deadpool Samurai, che ho comprato praticamente solo per la copertina e anche perché, avendo preso il primo, ho detto vabbè, mi compro anche il secondo. Non è decisamente un capolavoro di fumetto, non so esattamente perché a un certo punto appare All Might da My Hero Academia, ma vabbè. Il primo numero l'ho letto, il secondo lo leggerò, non ho altro da dire. E poi abbiamo Earth Gear, volume 2, un manga di Tsuyoshi Takaki, che devo dire mi è piaciuto molto il primo numero. Forse non ho ancora fatto il video, ma magari lo faccio prima o poi e lo lascio lì e quando capita ve lo pubblico. Mi piace tantissimo lo stile grafico del manga, è il classico mondo post-apocalittico in cui gli umani sono praticamente estinti tranne la nostra protagonista, però ha tanti amici robot e vagherà per il mondo cercando di fare cose. Il problema è che credo che in Giappone sia un po' fermo, ma vabbè, in ogni caso ci faccio un'analisi e magari ve ne parlo in un video apposito. Poi, ottavo numero per Demon Slave, un numero pieno di cuore, che, vabbè, lo sapete cosa aspettarvi, fanservice, ragazze carine e combattimenti contro demoni, bello ma non fondamentale, forse, vabbè. E per concludere, il nostro Undead Unluck, che io continuo a trovare molto gradevole, è il nono numero, un manga di Yoshifumi Tozuka, con un worldbuilding interessante e anche originale, probabilmente molto sottovalutato dai più. Devo dire che fra tanti shonen banalotti, in cui ovviamente questo non è che spicchi particolarmente, ha comunque un suo valore, quindi io lo compro e sono contento di leggerlo. Quindi, passiamo a questo punto a J-pop, dove in realtà non c'è nessuna novità specifica. Abbiamo il terzo numero di Ice Guy and Cool Girl, che sto trovando gradevole, è divertente, è una commedia, alla fine non ci sono nemmeno troppi numeri in Giappone, se non sbaglio. Varrebbe la pena forse pubblicarlo un po' più lento, perché non è che sia così importante finirlo subito, però vabbè. Poi, penultimo numero di Alice in Borderland, il numero 8, anche se poi dovrebbe uscire anche un numero 10 con la serie sequel, che credo sia anche inedita in Italia, tra l'altro. Sono un po' indietro in realtà nella lettura, ma mi piace veramente tanto, solo che essendo numeri 2 in 1 ci impiego un po' a leggerli. Ma ne vale la pena, quindi consigliato anche Alice in Borderland. Poi la conclusione di Love After World Domination, che si chiude con questo sesto numero. Una commedia simpatica, non si è tirata avanti troppo per le lunghe, probabilmente in Giappone non ha avuto così tanto successo, però alla fine devo dire che sono contento così, sei numeri sono più che sufficienti a narrarci le avventure dei protagonisti, tanto non c'era una trama fondamentalmente importante da portare avanti, va benissimo così. E per concludere, settimo numero di Under Ninja, di Kengo Hanazawa, un manga strano, 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 ma lo sapete, se state leggendo ad esempio Aime Hiro avete ben chiaro quanto sia strambo il nostro scrittore. Quindi, secondo me, ne vale la pena, è consigliato, fateci un pensierino anche su questo. E concludiamo con Star Comics. Iniziamo con un recupero perché ho preso Fungus and Iron, uscito un paio di settimane fa, quando ero in Giappone, in realtà, ho dovuto ordinarmelo su Amazon perché in fumetteria non c'era. L'ho anche letto, non è male, però non lo so se ho voglia di continuarlo o no. Graficamente non mi è dispiaciuto. Secondo me funzionicchia anche, la trama è interessante. Sono curioso di capire dove si andrà a parare alla fine. Spero ci sia qualcos'altro sotto in più. Probabilmente almeno il numero 2 lo comprerò per vedere un po' com'è. Anche se, a essere sincero, non ho idea di quanti numeri siano arrivati in Giappone al momento. Comunque, magari ne riparliamo in un video apposito. Tenetevi sintonizzati. Poi, anche qua una conclusione, perché sì, si è finalmente concluso Demon Slayer. Ora, questo numero è uscito in tre versioni, la versione standard, la versione variant, che è questa qua, con in omaggio lo Shikishi, e sovracoperta variant, anche se poi sotto è uguale alla regular, non che questo sia un problema, dal mio punto di vista. Alla fine sapete che non sono affatto un fan, però vabbè, l'ho voluto prendere comunque nella edizione variant perché era bellina, ci stava. Non ho sicuramente preso il bizzarro cofanetto verticale che non avrei saputo dove mettere e che sinceramente non trovo neanche così piacevole, anche solo per il fatto che, essendo 23 numeri la serie, per riempirlo tutto devi avere tutti i numeri più la variant da mettere sotto, perché sennò è dispari. Comunque, ultimo fumetto, anche Star Comics, ho comprato il box di Taco Piece Original Sin. All'interno troviamo il portachiavi, i due volumi e due cartoline.
Sicuramente ve ne voglio parlare in un video perché è un manga molto molto particolare. Ho letto solo il primo, al momento devo ancora leggere il secondo. Però accidenti, accidenti, se ne vale la pena. È molto strano, molto particolare, molto molto interessante. Vi consiglio di dargli un'occhiata. Esiste sia in versione cofanetto, che costa un po' di più perché sono 16,90€, ma anche sono già usciti entrambi i singoli tankobon a 6,50€ l'uno, quindi risparmiate quei 4€ circa se preferite non avere gli extra. Per cui fateci un pensiero così. La storia ci parla di un alieno che arriva sulla Terra a incontrare una bambina e beh, ci saranno dei piccolissimi problemi di incomprensioni fra loro e fra l'alieno e come funziona il nostro mondo e tante altre robe strane. Ve lo consiglio davvero. Una delle letture più strambe che ho fatto di recente. Detto questo, abbiamo finalmente concluso. Io intanto vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Come sempre, fatemi sapere voi cosa avete comprato, se mi sono scordato qualcosa di fondamentale, tipo i vari volumi di DC usciti questo mese. No? Cosa avete letto? Cosa vi è piaciuto? Cosa non vi è piaciuto? Cosa continuerete? Cosa sospenderete? Ditemi tutto nei commenti, sono felice di rispondervi. Con questo è davvero tutto, tutto, tutto. Noi ci vediamo ovviamente al prossimo video e per ora potere pelato!